Ciao a tutti e bentrovati, siamo di nuovo in live e di nuovo con un'altra super intervista. Grazie mille Sabrina per il tuo tempo preziosissimo, visto che siete in un tour de force pazzesco per organizzare il Far East Film Festival di quest'anno. Ciao, Grazie. ciao a te e a tutte le persone che ci ascolteranno. Siamo felici appunto di questo collegamento da Udine, un po' a est, no? Sì. Comunque. Facciamo tutta la costa est in pratica, più o Uffa. meno, da Udine alla Romagna, prendiamo un po'. Come al solito, in attesa che si colleghino le persone, mando una piccola sigla di 30 secondi per dare il tempo alle persone di collegarsi. Ciao a tutti e ben ritrovati per chi si è collegato adesso dopo la sigla. E sono felicissima di essere in live qui oggi con Sabrina e di parlare di un aspetto della comunicazione, uno dei miei preferiti, che è il cinema, e di eventi, perché gli eventi dal vivo sono bellissimi e sono molto divertenti per chi non li organizza di solito. E No, quindi anche sono per chi li super. organizza. Anche per chi li organizza, non vedo l'ora di sapere tutto allora. E sono veramente molto felice ed emozionata di averti qui, Sabrina, come ospite, di poter parlare del Far East Film Festival insieme, del cinema dell'Asia, raccontato da italiani agli italiani in Italia. Ma quando nasce il Far East Film Festival? Perché è già parecchio, insomma. Probabilmente prima che tu lancessi, Lucia. No, volevo dirti che in effetti mi capita di incontrare alcuni appassionati di cinema asiatico che chiaramente sono nati dopo l'anno in cui abbiamo fondato questo Festival del Cinema, che risale appunto al 1998, quando decidemmo, dopo una serie di altre iniziative che avevamo organizzato qui a Udine, dedicate al cinema popolare, perché abbiamo affrontato prima del Far East, appunto prima della nascita del nostro festival, con dei percorsi tematici di approfondimento, di studio, di ricerca, il cinema italiano degli anni 50, ad esempio. Quindi avevamo costruito questo grandissimo evento dedicato alla commediaccia all'italiana, portando qui tantissimi autori di quell'epoca, da Monicelli, Risi, tantissimi nomi importanti. Tanti, avevamo così fatto questo tuffo nel tempo, nel passato, per quanto riguarda proprio il cinema italiano. Poi ci siamo spostati su un argomento preciso, sempre nel cinema italiano, che erano gli anni della contestazione. Quindi ci siamo spostati negli anni 70, abbiamo, ad esempio, non so, per chi è incuriosito, insomma, abbiamo affrontato alcuni autori. Tra l'altro abbiamo scoperto, non so, un personaggio importantissimo dal nostro punto di vista, che è Tinto Brass, che all'epoca, prima di diventare l'autore dei film che tutti conosciamo, era un grandissimo autore di cinema, molto impegnato e soprattutto legato a tutta una serie di attualità dell'epoca, cioè all'attualità dell'epoca, quindi comunicava tantissimo anche dal punto di vista sociale e politico, per cui è stato bellissimo anche quel percorso. E poi siamo arrivati ad affrontare un genere che era il western, lo spaghetti western all'italiana, però concepito e declinato in una dimensione diversa, che era appunto quella europea. Per cui, per farti degli esempi, abbiamo portato qui a Udine alcuni grandi produttori del cinema spagnolo, western, lo spaghetti western spagnolo, cioè, ad esempio, alcuni nomi importanti come Romero, no, aspetta, Guarda, Romero io non ho Marchante, poi. mai seguito lo spaghetti western spagnolo, Sì. per cui zero assolutamente. Sono Poi cresciuta abbiamo con i grandi portato. classici americani, no? No, Non. infatti. Poi abbiamo mostrato un western finlandese, ma la cosa più interessante, ad esempio, abbiamo mostrato il primo film di Edgar Wright,
Non so se dice qualcosa, se vi ricorda sì, qualcosa. Ci sono. Infatti, della, ad esempio, il suo ultimo film, The Last Night in Soho, prima ha fatto Baby Driver. Insomma, questo giovane autore, Edgar Wright, venne proprio a Udine con il suo primo film, che era a tutti gli effetti un western prodotto in UK, insomma, per cui è un western inglese, britannico. E quindi, no, per raccontarvi qual era il percorso prima del Far East, perché a un certo punto, sì, ovviamente, assieme a questi, questi lavori legati agli eventi, cioè perché si chiamava Udine Incontri Cinema, questo percorso che si svolgeva sempre in aprile, sempre nella stessa settimana del 25 aprile, però appunto prima del festival si dedicava, cioè era concentrato su questi argomenti che vi ho detto. A fianco a questo, naturalmente abbiamo sempre continuato a gestire la nostra sala del cinema ferroviario, che è la sala storica de sé della città, per cui durante appunto gli anni più importanti del cinema d'autore, perché adesso un po' l'etichetta del cinema d'autore è un po' cambiata, insomma, rispetto all'epoca. Comunque all'epoca, insomma, abbiamo mostrato i film di Wong Kar-wai, abbiamo mostrato i film di John Woo, per cui insomma ci siamo un po' appassionati di cinema asiatico, quel pochissimo cinema asiatico che riuscivamo primo a vedere e secondo programmare, perché pochissimi film venivano distribuiti. Per cui c'è stato un film che ha segnato la nostra storia, uno è sicuramente The Killer di John Woo. E subito dopo c'è stato il film Hong Kong Express di Wong Kar-wai, che ci ha catapultato dall'altra parte del mondo. Cioè a un certo punto, grazie al fatto che due studiosi di cinema, un critico ed esperto di cinema in generale, triestino, che è Lorenzo Codelli, assieme a Derek Elley, che era una delle firme più autorevoli di Variety all'epoca, massimo esperto di cinema asiatico, loro due firmarono alle giornate del cinema muto nel 96, se non sbaglio, sì, nel 96, 1996, una retrospettiva dedicata al cinema cinese delle origini. Ah, cavoli! Sì, una bellissima rassegna. Per cui proprio noi ci siamo incontrati proprio a Pordenone, abbiamo costruito lì quello che è stato poi il bacillo che ci abbiamo costruito, abbiamo insomma messo insieme le forze e abbiamo pensato di iniziare questo percorso che ci portava in Oriente. Loro due erano partiti prima di noi, cioè erano partiti prima di noi per la destinazione Cina, quindi andando a incontrare proprio l'archivio, il Beijing Film Studio, l'archivio di Pechino, tutta una serie di altre istituzioni, perché appunto si dedicavano alla ricerca sul cinema delle origini cinese. Però poi l'anno dopo siamo partiti invece noi quattro, no, anzi noi tre, adesso che ci penso, perché io soltanto. Proprio un manipolo di fedelissimi, di appassionatissimi. Sì, infatti appunto, siamo partiti per destinazione Hong Kong, per cui questo nel 1997, questo, 97, okay. Che è un anno importantissimo, perché nel 97 Hong Kong torna alla Cina, per cui io sono arrivata ad Hong Kong due mesi dopo il ritorno di Hong Kong alla Cina, perché era praticamente il ritorno del 1 luglio 1997, io ero lì due mesi dopo. Molto molto importante, per cui credo che sia stato un Hong Kong completamente diverso. Sì, un forte cambiamento. Wow. No, ma io forse non era ancora cambiato assolutamente nulla, però c'era il timore che qualcosa cambiasse, per cui c'era un momento di passaggio. Lo spirito era già molto diverso. No, ma è meraviglioso. Comunque, a titolo informativo, per consolarti, nel 98 già c'ero, per cui non faccio fortuna degli appassionati che non erano presenti nel periodo in cui è nato. Quindi, se questo ti può consolare, ma quindi cioè, 97-98 era appunto, come dicevi, un momento super difficile, no? Anche per riuscire a raccimolare pellicole, video, film. Già le serie TV, persino adesso alcuni ragazzi mi scrivono: "Ah, ma tu le serie TV cinesi dove le guardi?" Cioè adesso comunque c'è molta più fruibilità dei contenuti, no? Ce ne sono molti di più,
ma nel 97, nel senso, no, io mi immagino, capito, che fanno queste ricerche da film proprio, secondo me si potrebbe girare un film delle persone che nei primi anni 90 andavano a cercare le pellicole cinesi da proiettare, da vedere, no, chiami, ah, lo sai, ho trovato una pellicola, e queste, io mi immagino queste storie filmiche così, che si chiamano un po' da tipo periodo del proibizionismo americano, no, dove c'è, si incontrano in questi posti famosi con la musica swing jazz, no, e parlano di queste cose in modo un po' losco, ma in realtà di losco non c'è niente dietro. Non lo so, scusami, mi è partito un momento cinema. E com'era quindi andare alla ricerca di queste prime, come facevate a trovarle più che altro? No, guarda, tu non hai idea, nel senso che veramente è molto più è molto ancora più difficile rispetto a quello che la tua generazione può immaginarsi, perché voi siete nati digitali, per cui è completamente diverso quello che abbiamo fatto all'epoca, con molte più difficoltà, perché non c'erano tutti i mezzi che ci sono adesso, anzi non c'era nulla. Per recuperare dei film, pensa che noi facevamo riferimento anche al ristorante cinese qui in città, per cui ci siamo scambiati più spesso il VHS, spesso il VHS dei film, e anche il famoso video CD, non so se tu sai cosa fosse il video CD. Il VHS, ci sono sui VHS il video CD, la qualità alla fine del video nel video CD era praticamente paritaria a quella del VHS, forse un po' inferiore, però il video CD era proprio come un CD musicale, però dentro c'era proprio un video. I predecessori dei DVD, in pratica. Esatto, i predecessori dei DVD. E questo, i primi video CD che io abbia visto nella mia vita, li ho visti proprio in Asia, perché in Asia c'era una diffusione proprio estrema, enorme, del video CD. Per cui tutti i film li trovavi così. E soprattutto a Pechino la cosa più bella è che incontravi tantissime persone per strada che ti vendevano tutti i film possibili e immaginabili, occidentali, in formato video CD, pirata, naturalmente. Succede ancora, ma molto meno, perché in questo momento in Cina hanno chiuso praticamente tutti, quasi tutti i negozi di video, di DVD. DVD e Blu-ray, perché dopo sono diventati chiaramente DVD e Blu-ray, e perché quasi tutti erano assolutamente illegali. Io mi sono nutrita di questi negozi. Io soprattutto andando lì in Asia mi sono nutrita, perché ho comprato tantissimi DVD e Blu-ray. Devo dire, ne ho tantissimi anche qua, e non solo, ho trovato anche delle copie pirata di alcuni dei DVD della Tucker Film, che è la nostra casa di distribuzione. Non ho capito come siano potute arrivare fino a Pechino, però è così. Per cui sì, era veramente un'avventura. Però principalmente le prime selezioni che abbiamo fatto visitando proprio Pechino, le abbiamo fatte in virtù del fatto che potevamo vedere i film organizzati, cioè le proiezioni dei film organizzate solo per noi, solo per il nostro, insomma, per il nostro comitato che si muoveva verso la Cina, all'interno del Beijing Film Studio, che era l'organo governativo, mm-hmm. lo spazio governativo, insomma, dove poter accedere, perché ancora non c'erano tutte le compagnie di distribuzione private, perché dopo la Cina si è aperta su questo, sulle produzioni indipendenti, mm-hmm. però prima invece tutte le produzioni cinematografiche dovevano avere una copartecipazione, una coproduzione del Beijing Film Studio. Infatti, quindi io gran parte dei film che ho visto, li ho visti, e se ci penso, meravigliosamente, sul grande schermo, in una sala cinematografica vera, all'interno del Beijing Film Studio, per quanto riguarda i cinesi, i film cinesi. Qui, meraviglioso. Anche qui mi vengono in mente un sacco di scene, di film che ho visto, no? Dove il cinema racconta il cinema, no? È meraviglioso, meraviglioso. Ma quindi i viaggi per prendere contatti direttamente là in Asia erano molto importanti, cioè nel senso, all'epoca, e lo sono ancora oggi, per cui ancora oggi periodicamente, a parte ovviamente negli ultimi 2 anni, però fino al 2018-2019 avete fatto sempre periodicamente viaggi in Asia per... Sì, assolutamente, ad Hong Kong ci andavo 3 volte all'anno, e a Pechino 2 volte all'anno, poi nel mezzo c'era la Corea, il Giappone, le Filippine,
e l'Indonesia spesso, e anche a volte la Thailandia, sì. Quindi sì, è parecchio impegnativo, cioè la parte principale di tutta l'attività di preparazione del festival avveniva effettivamente in Oriente, invece in questi ultimi 2 anni abbiamo dovuto fare tutto da qui, che è molto più difficile perché appunto innanzitutto non hai contatti diretti, non sei direttamente non puoi parlare di quello che sta succedendo con i produttori, non puoi vedere i film su grande schermo, non puoi partecipare ai festival, per cui non domini la situazione stando qui, mentre se sei là sei coinvolto in moltissime attività, segui i festival, puoi insomma incontrarti con tutti i produttori, quindi conosci lo stato di avanzamento di tantissimi progetti che sai già che si stanno sviluppando, per cui c'è tutta una serie di insomma conseguenze negative del fatto di non essere presenti in Asia, oltre al fatto che per noi non tanto, nel senso che comunque le relazioni siamo riusciti a costruirle andando lì appunto sul luogo per oltre 20 anni, però comunque sai, la situazione in Asia, come tu ben sai, visto che sei un'appassionata, è in continuo movimento, per cui nascono continuamente nuove tendenze, nuovi autori, nuove forme di produzione, nuove produzioni, nuovi registi, per sei mesi magari pensi, cioè se dall'uscita del loro film 6 mesi sembra che debbano essere i nuovi Lynch della situazione, poi invece dopo 6 mesi finito quel film spariscono e ritornano nell'underground. Sì, infatti succede spesso così. Che di Chengdu, insomma, il che è affascinante, ma allo stesso tempo immagino che per una persona che deve organizzare un festival sia notevolmente, cioè difficile insomma anche capire come gestire questi eventi, queste in parte anche meteore a volte, perché boom, super virale, super attenzione del pubblico e poi di nuovo desaparecido, e come lo vado a recuperare poi? Ma di tutti questi viaggi, hai qualche aneddoto particolare che o ricordi con nostalgia oppure particolarmente divertente, no? Sono super curiosa, no, di conoscere le esperienze degli altri legate all'Asia, alla Cina, prima che potessi magari andarci io nel 2014, per cui se c'è qualche tipo la prima volta che sei andata in Cina, la prima volta a Pechino, no, effetto boom. No, infatti è stato veramente un effetto boom. La prima volta per me è stato particolarmente, insomma, scioccante, nel senso positivo e anche negativo, nel senso che prima di tutto era un viaggio insomma intercontinentale che ti permette di capire che le tue forze a volte sono limitate, nel senso dopo un po' ti abitui con il fuso, ma la prima volta il fuso orario è abbastanza ti destabilizza. Poi vabbè, il discorso che comunque quasi nessuno, quando io ci andai per la prima volta, che era nel 1998, parlasse inglese, cosa che invece in pochissimo tempo è cambiata, perché praticamente adesso i dialoghi, le conversazioni, i confronti con la Cina vengono completamente in lingua inglese, senza alcun problema. Però all'epoca nessuno parlava inglese, perché era molto difficile, io non conoscevo la lingua, per cui per me era quasi impossibile comunicare, perché dovevo comunque sempre affidarmi a delle persone terze, quindi dei traduttori, sì, degli interpreti. Quindi questo... Poi ho trovato una città fantastica, ma una città che era un cantiere, cioè Guangfujing. Io vivevo a Guangfujing la prima volta, quindi in pieno centro, veramente a 2 passi da Piazza Tiananmen. La strada principale di Guangfujing, che adesso è diventato un grandissimo centro pedonale con molti centri commerciali che si affacciano appunto alle strade, che sono strade pedonali, era un cantiere, cioè non esisteva, era proprio tutto un cantiere, per cui sono arrivata nel momento in cui c'era lo sviluppo, il massimo sviluppo della città. Infatti poi nel giro di 10 anni Pechino ha creato anche uno skyline che all'epoca non esisteva. Sì, quindi io proprio il primo impatto è stato questo qui, di finire una metropoli comunque molto buia, molto frequentata molto frequentata da biciclette, non c'erano assolutamente auto, che è incredibile adesso ci pensi, perché in questo momento è la città più trafficata al mondo. Sì,
non c'era luce per strada e c'erano tantissimi cantieri. Questa è la situazione. Nel giro di 10 anni si è trasformata completamente, è diventata una metropoli ultramoderna, moderna, scintillante, con grattacieli incredibili, con uno skyline, con tantissima vivacità, tantissima musica, tantissima luce e soprattutto, purtroppo, quest'ultima cosa, chiaramente un traffico micidiale, per cui non riesci più a fare tipo 4-5 appuntamenti come facevamo noi all'epoca, al giorno, cioè in questo momento, no. Nella stessa giornata non riesci, cioè proprio all'inizio delle mie visite a Pechino, era bellissimo perché comunque mi muovevo da una parte all'altra della città, andavo a incontrare i registi, i produttori senza problemi, cioè 4-5 appuntamenti al giorno, ma frequentando vari punti della città, per cui era, insomma, comunque vedevi la città se non altro, insomma, in macchina. Mentre invece in questo momento è praticamente impossibile svolgere un'attività lavorativa di quel tipo, cioè ti devi concentrare in un quartiere e cercare di capire se le persone che vuoi incontrare possano venire loro da te, perché altrimenti non riesci a per strada insomma ad affacciarti alle strade pensando di poter insomma tenere fede ad una schedule che ti sei fatta, perché è impossibile, quindi è cambiato tutto proprio. Quindi anche la strategia organizzativa di gestione, sì, quindi del lavoro, è completamente, completamente diversa. Sì. E, c'è qualcosa che ti è rimasta, ti ha lasciato, no? La società cinese quando l'hai vista per la prima volta? Beh, sì, tantissima. Quello che ho capito subito è questo senso della collettività che c'era. Molto più spiccato, sinceramente, le prime volte in cui ho visitato la città. Io ho visitato più volte, naturalmente, Pechino, tantissime volte, Shanghai, meno, e poi ho fatto dei giri, non tanto, cioè non ho frequentato purtroppo molte altre città della Cina. No, ma aspetta, volevo dirti, ah sì, allora, il senso di comunità, questo sicuro, mentre adesso c'è un estremo individualismo che purtroppo è uscito in questi ultimi anni, o perlomeno percepisci. Quello che tu percepisci. Sì, e quindi il senso di solidarietà, ecco, questo l'avevo sentito all'epoca. Poi sì, la praticità, che quella è tipica anche degli hongkongesi, non soltanto di chi parla mandarino, ma insomma mi piacciono che sono logici, pratici, veloci e quindi ti puoi capire veramente in pochissimo tempo. Quindi questa ho sempre pensato che questa fosse una dote da ammirare per quanto riguarda gli asiatici, i cinesi. E l'altra cosa, una delle cose più divertenti che mi è successa, adesso pensandoci dopo chiaramente, a Pechino i primi anni, è che comunque dovevo visitare, cioè avevo deciso di, ogni volta che arrivavo a Pechino, di andare a incontrare il rappresentante del Finburo, che è l'organo sempre governativo, che decide anche, cioè per farla molto breve, che decide anche il tipo di censura, no? Nei confronti dei film. E quindi mi ricorderò per sempre appunto questi colloqui fatti con il capo del Finburo, che mi accoglieva con sempre molta, insomma, molto cerimoniale, perché comunque c'era la delegazione italiana che arrivava, perché di solito eravamo più di una persona, con i nostri consulenti che vivevano a Pechino anche e che ci permettevano appunto la comunicazione e la traduzione. E quindi era divertente, dicendomi che lui la prima volta che mi ha visto mi fa: guarda, io so che tu sei qui, so che stai cercando dei film, so che ti interessano tantissimi autori, sappiamo comunque, conosciamo tutti i tuoi spostamenti, per cui nel momento in cui tu rispetti noi rispettiamo te. È stato bellissimo questo discorso, infatti ogni anno sono andata a salutarlo e sinceramente noi non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema. Mai, perché nel senso sapevano benissimo che arrivavamo in città, che avevamo incontrato tantissimi autori, anche alcuni scomodi, che avevamo fatto comunque le nostre scelte, loro ci avrebbero consigliato sicuramente alcuni titoli, alcuni registi, cosa che hanno sempre fatto, ma ci hanno lasciato sempre totale libertà di scelta, perché non siamo mai incappati in nessun tipo di questo di problema relativo proprio alla politica, alle scelte politiche o cose di questo tipo. Questo è passato, adesso anche questo è cambiato. Anche questo quindi non è più così, insomma, è tutto diverso.
ragazzi in questi anni, cavoli. Ma quindi, visto che abbiamo parlato di scelta dei film, no? Che alcune venivano, diciamo, incentivati, altri, ma questo non rappresenta, no, la vera natura, cultura. Come fate a scegliere i film? Cioè, c'è un ragionamento logico. Come si fa a scegliere un film che tu decidi che presenterai al festival? Cioè, ma il principio... Sì, lo facciamo, allora, prima del Covid appunto molte delle scelte venivano fatte appunto in loco, cioè a Pechino, parlando appunto con i nostri esperti, anche con i nostri consulenti che vivono lì, quindi una scelta di gruppo. Il nostro atteggiamento è sempre stato quello di, insomma, decidere insieme, un gruppo operativo che fa delle ricerche su, fare ricerche sul campo, si confronta. Quello che volevamo, che abbiamo sempre voluto fare con il Farista, è portare qui i film che sono più amati e sono più popolari in Occidente, quindi non scegliere i film, quei prodotti che sono pensati esclusivamente per un pubblico da festival, ma scegliere il film che la gente va al cinema e ama vederlo al cinema. E quindi questo è stato il nostro principio base, la nostra mission, se vuoi. Per cui in Cina, fino adesso, insomma, è stato abbastanza semplice, nel senso che anche negli ultimi anni, vista la, insomma, la trasformazione di tutto quello che ho detto prima, alla fine sono riuscita a vedere i film proprio in sala con il pubblico cinese, con i sottotitoli inglesi, perché nel frattempo sono nate le sale cinematografiche che proiettano i film con la lingua inglese, con i sottotitoli, per cui per me come selezionatrice è stato un momento fantastico. Quello che ho sempre fatto ad Hong Kong sono riuscita a farlo anche a Pechino, per cui sentire subito se un film avesse presa sul pubblico, se fosse appunto promosso adeguatamente, che avesse un valore, che raccontasse qualcosa di questa civiltà così antica e così, insomma, sempre in totale trasformazione come quella cinese. Per cui questi sono stati i principi. Poi ci sono stati degli autori che abbiamo seguito più di altri, insomma, siamo stati i primi a mostrare il prodotto di Feng Xiaogang, ad esempio, che poi alla fine siamo riusciti a portare qui anche in persona, l'abbiamo premiato con il premio alla carriera, per cui siamo riusciti nell'arco di questi anni a seguire alcuni autori, vedere a mostrare più film degli stessi registi. Sì. No, cavoli. E quindi, nel senso, in un anno, visto che parlavi anche di andare là e vedere, no, i film in Cina, no, in un anno, diciamo a grandi linee, no, in quali fasi si divide l'organizzazione del festival? Cioè, si divide in momenti, blocchi ben chiari, oppure sono più cose che avvengono una sull'altra? Principalmente c'è la logica della partecipazione ai film festival internazionali che ci ha portato in passato, prima, nell'epoca pre-Covid, a seguire appunto un calendario legato allo svolgimento dei festival internazionali ai quali volevamo partecipare. Quindi partendo da Busan International Film Festival, che è in ottobre, di solito i lavori di preparazione del festival nascono appunto a ottobre, con il Busan International Film Festival, i primi di ottobre, poi c'era un periodo tra Busan e il Festival di Tokyo, il Tokyo International Film Festival, che era alla fine di ottobre, che passavamo in Cina proprio, prima a Pechino soltanto, e poi da quando è nato il Pingyao Film Festival, andavamo a Pingyao, che era importantissimo, quindi tutto ottobre, era un mese interamente da trascorrere in Asia. Dopodiché c'erano altri appuntamenti, come ad esempio il festival, il FilmX, che è più un festival dedicato al cinema più d'autore, in realtà, che si svolge a Tokyo, quindi si ripartiva da Tokyo, e poi si faceva Macau International Film Festival, poi a volte anche l'Indonesia, dove ci sono due festival, Jakarta International Film Festival e anche Georgia, che è un'altra località, sempre dell'isola di Giava. E infine l'ultima parte dei viaggi si concludeva ad Hong Kong, nel periodo appunto pre-natalizio, quando escono i film più importanti, in attesa di vedere quelli che poi uscivano per il Capodanno cinese, che invece appunto che poi finivamo per vedere quando si tornava. L'ultima tappa del viaggio prima della realizzazione dei Farista era sempre il Film Art, che è questo mercato di film che si svolge in contemporanea con l'Hong Kong International Film Festival ad Hong Kong a marzo, che ci permetteva di fare le ultime
scelte, le ultime decisioni, prendere le ultime decisioni nel campo della selezione. La selezione, quindi c'è tutta una fase iniziale di quasi un anno, quindi di studio e selezione di film, e un tour de force finale di praticamente un paio di mesi per la preparazione in loco ad Udine degli spazi. Sì. Del... Ah, caspita, un tour de force notevole quello degli due mesi. Eh no, certo. Sì. Abbiamo una squadra di 10 persone che vivono in Asia e che lavorano per noi. Sì, non è che lavorano solo per noi, ma lavorano principalmente per noi. Poi loro hanno anche altri, insomma, mestieri. E che sono persone che lavorano, che vivono lì e che parlano la lingua, ovviamente. Quindi in Cina abbiamo due persone, per molto tempo abbiamo avuto due persone, una persona a Shanghai, una a Pechino, italiana in questo caso, poi in Corea del Sud abbiamo invece un americano, in Giappone abbiamo un americano, a Hong Kong abbiamo un australiano, in Thailandia abbiamo una persona invece, una ricercatrice thailandese proprio. Sì, quindi c'è un gruppo di consulenti, che sono i nostri consulenti, che quindi operano una primissima scelta e ci indicano quelle che sono le loro preferenze, con il quale interagiamo subito, fin da quando è finito l'edizione a Udine, ricominciamo subito per l'anno successivo. E poi c'è il quartiere generale qui a Udine, che vede quindi... vede tantissimo e si confronta qui. Le ultime scelte vengono prese qui principalmente. Ho capito. Cavoli, è un'organizzazione molto molto complessa, soprattutto se si pensa anche al fatto che oggi il Far East è un evento molto ricco e articolato, cioè ha anche un forte legame, diciamo, con il territorio, no? Fra eventi, corsi, campus, no? E tutto questo universo si è costruito attorno al cinema, il che è comunque incredibile, cioè offre tantissimi spunti anche lavorativi, un semplice, cioè semplice, no? Perdonami la parola semplice, però una cosa pensata come un festival offre tantissimi spunti lavorativi anche agli studenti, no? E secondo te, no? Che cos'è che ha permesso al festival di arrivare a dove è oggi? Cioè, nel senso, il fattore che secondo te ha influito di più per far sì che il festival crescesse così fino ad oggi? Ma io credo che ci siano più elementi da considerare. Sicuramente il fatto che fosse un festival diverso, più orientato a quelli che sono i gusti di un pubblico più allargato, meno specializzato, più aperto e anche curioso di capire, di entrare anche nelle dinamiche di una narrazione completamente diversa, che è quella appunto asiatica, e cercare di capirla, perché poi si è capito che cioè per tanto pubblico anche italiano c'era una sorta di pregiudizio nei confronti di questo prodotto, mentre invece una volta scoperto cioè abbiamo visto anche fenomeni di, insomma, di nascita di amore, di un amore proprio totalizzante nei confronti del cinema asiatico, quindi la volontà di seguirlo e di approfondirlo più di quanto ci saremmo potuti aspettare. Qui superato, sì, questo sicuro. Poi c'è stata sicuramente la contestuale nascita e crescita e popolarizzazione del cinema coreano, perché il Farista ha raccontato, da quando è nato, insomma, da quando è nato Farista, ha raccontato la nascita di questa incredibile cinematografia che in questo momento ha raggiunto i premi più importanti, più inaspettati al mondo, per cui è stato molto bello in questi anni, perché abbiamo anche lì abbiamo proprio raccontato fin dal film da Shiri, proprio dal film che ha aperto la strada a questa nuova dimensione, questa nuova estetica del cinema coreano. Noi l'abbiamo raccontato, quindi abbiamo raccontato tutte le tappe. E quindi sì, è stato anche questo. Questi fattori. Poi ci sono collegamenti nati, collegamenti tra cinema e manga, ad esempio, perché ci sono anche tutto un mondo di persone che segue i manga, che è comunque interessato anche ai film che poi sono tratti dai manga, perché... Collegato al mondo anime giapponese, quindi... Infatti. No, sì, sicuramente questo è stato almeno per i più giovani e per i nostalgici dei robottoni anni 70, penso che siano stati due fattori molto trainanti per continuare, per alcuni nostalgici, per altri affascinante del nuovo forse. E siccome le persone che mi seguono sono spesso
studenti di lingua cinese all'università e dicono sempre di essere in cerca di possibilità di formazione, di esperienza più o meno lavorativa, perché si cerca sempre il famoso tirocinante con esperienza, no? E vabbè, se sono apprendista devo apprendere. E quindi appunto il Far East Film Festival ho scoperto con gli anni e con il tempo che offre due interessantissime possibilità. Uno è il Far East Film Festival Campus e l'altro la possibilità del volunteer, quindi di essere parte attiva come volontario, quindi fare un'esperienza, da una parte un'esperienza di formazione più giornalistica e dall'altra invece esperienza più lavorativa nell'organizzazione di un evento e un festival comunque super super internazionale. E come funziona se qualcuno volesse iscriversi, partecipare, al di là di iscriversi e vedere i film, può fare anche queste cose qui, come funziona? Ma partirei subito dal campus, che è una vera e propria scuola di giornalismo, che è rivolta a 5 aspiranti giornalisti europei e a 5 aspiranti giornalisti asiatici, per cui abbiamo aperto già la call si chiuderà il 20 marzo perché c'è ancora la possibilità. Tutte le lezioni, cioè praticamente il concetto è questo: c'è un tutor che è Matthew Scott, che è un giornalista australiano che vive proprio ad Hong Kong e lavora come freelance, ha lavorato per tantissimi giornali, testate autorevoli e anche agenzie di stampa molto autorevoli. Lui è il tutor, quindi si segue una schedule che è impostata appunto da Matthew Scott. Ci sono tutta una serie di altri esperti del settore della comunicazione che verranno proprio Udine per delle lezioni specifiche proprio pensate per la formazione di questi 10 candidati, per cui c'è la possibilità unica di parlare con giornalisti che hanno insomma esercitato da tantissimo tempo. Tutto questo viene fatto in inglese, però ecco, questa è la cosa più importante. E di solito c'è sempre uno spazio, almeno una posizione che viene dedicata all'Italia, perché appunto tante sono richieste che arrivano da diversi paesi, sia asiatici che europei. L'obiettivo è quello di fare esperienza pratica in loco, cioè cosa significa? Mentre si svolge il festival, che quindi ha tutta una serie di attività, appuntamenti, eventi, eccetera, capire come seguire un appuntamento internazionale di quelle dimensioni, come seguirlo dal punto di vista del report giornalistico che puoi scrivere, che puoi realizzare con il video, che puoi ad esempio immaginare o pianificare sui socials, quindi tutte le varie possibilità. Cioè sia quella di un reportage, che è quella ad esempio dello scrivere una recensione di un film, ad esempio, oppure costruire una intervista con una grande star del cinema asiatico, e c'è la possibilità perché comunque a Udine ci sono le grandi star del cinema asiatico, oppure seguire ad esempio uno dei panel specifici o impostati su determinati argomenti. Quindi capire e fare esperienza proprio sul campo, perché il festival dà anche questa possibilità appunto di... Quindi è un'esperienza fantastica ed è riservata però agli under 26. Ah, io sono fuori, però tutti gli under 26 che mi seguono, super, partecipate assolutamente. Io l'ho scoperto tardi perché avevo già superato i 26, ma io invito caldamente tutti a partecipare sia a questo campus, perché è veramente secondo me una possibilità unica, se ti interessa poi lavorare nel mondo del giornalismo in generale, ma soprattutto del cinema. Io personalmente avrei mandato la candidatura, sinceramente. E per il discorso invece dei volunteer, quello come funziona? I volontari, allora, la call è anche questa aperta, basta semplicemente accedere al nostro sito che è farisfilm.com, e dove ci sono tutte le informazioni. Allora, il discorso volontari, noi di solito ne abbiamo 100-150. Quindi sono tantissimi, anche in questo caso provengono da varie parti del mondo, e c'è una formazione, sono dislocati in diverse aree ambiti del festival, quindi c'è, non so, l'ambito più comunicazione, quindi non so, ci sono tutta una serie di info point
dove il volontario che fa ha stretto contatto con il pubblico, oppure ci sono il personale di sala anche che comunque insomma permette l'accesso e l'accesso alla sala cinematografica nei vari luoghi dove si svolge il festival. Poi c'è la possibilità di capire come si svolge, ad esempio, l'ufficio, come agisce l'ufficio ospitalità del festival, che è comunque un nodo nevralgico per quanto riguarda appunto un festival come Udine, che si basa sull'ospitalità, sul dare ospitalità e dare il benvenuto in una piccola città a tantissime persone che arrivano da fuori, sia ospiti VIP che professionisti del settore, ma non solo, anche appassionati, semplici cinefil o studiosi come siete voi. Per cui ci sono vari ambiti, c'è anche il bookshop, che è molto fornito, perché durante le nove giornate del festival abbiamo questo banchetto dove facciamo delle ricerche approfondite su quali sono le ultime pubblicazioni che affrontano il tema del cinema, non solo del cinema, anche insomma altri ambiti delle culture asiatiche. Poi ci sono tutta una serie di selezioni dei DVD e dei Blu-ray che sono appena usciti, per cui anche quel campo lì, una persona che non ha mai visto come funziona un festival può capire quanti siano gli elementi che tutti insieme costruiscono proprio l'evento, sia offline che online alla fine. Tanti compiti, tanti lavori, è un'organizzazione comunque incredibile. E io ti farei una domanda di rito, ok? Questa è la classica domanda di rito che faccio a tutti i miei ospiti, pensata per il mio pubblico di studenti di cinese disperati che dicono che okay, adesso parlo cinese, ma cosa farò nella vita? Okay? Tu che comunque segui questo mondo, no? E tanti studenti di cinese vorrebbero magari lavorare in un ambito, diciamo, più artistico, magari non per forza cinematografico, magari anche cinematografico, artistico, legato all'Asia. Secondo te, quali possibilità ci sono? Cioè, che possibilità ci sono al giorno d'oggi come posizioni più o meno lavorative? No, più o meno lavorative in questo ambito. Guarda, per quanto riguarda la mia esperienza, io posso dirti che una persona che conosce il cinese mandarino e conosce anche l'inglese, però assieme al cinese mandarino, ha tantissime possibilità, sia anche nel mondo dell'industria cinematografica italiana. Cioè, si vive qui, insomma, perché seppure è vero che le coproduzioni tra Italia e Cina in termini di coproduzioni cinematografiche siano poche, ma io credo che in futuro ce ne saranno di più, sicuro, a meno che insomma gli scenari che stiamo vivendo adesso, cioè insomma dando per scontato che gli scenari drammatici che stiamo vivendo adesso non ci siano più a breve, nel prossimo futuro. E poi vabbè, per quanto riguarda le traduzioni, è inutile che te lo dica io, perché è una delle lingue assolutamente più richieste. Ormai tutto il mondo del cinema viaggia quasi tutto in inglese, perché per esempio mi era capitato di fare quattro chiacchiere con Gianluca Zoppa, un italiano che fa l'attore in Cina, e lui per esempio mi raccontava che lui tutte le scritture le riceve tutte in inglese, non in cinese. No, ma infatti ti dicevo, l'importante è che una persona che conosce la lingua mandarina sappia anche allo stesso livello, conosca la lingua inglese, questo dico. Ok, ho capito. Okay. Per cui inglese e cinese è una combinazione molto molto importante. Sì, io, Sabrina, ti ringrazio infinitamente per il tempo che mi hai dedicato e spero di poterci vedere al festival, di poterti fare altre 1000 domande, perché uno dei miei amici è il cinema applicato alla pubblicità, per cui spero un giorno raccontarci. E mi raccomando, venite tutti, sarà un gran bel divertimento e ci sono tantissime novità, per cui assolutamente dal 22 aprile sarà attivo il festival con un grande evento serale iniziale, e per iscriversi basta andare al sito, che magari poi vi lascio nei commenti in descrizione, del Far East Film Festival. Per iscriversi ci sono diverse possibilità online e offline. Scusa, c'è una domanda dell'ultimo minuto di uno spettatore cinese da parte di Wei Sun, che ti chiede qual è il tuo film cinese preferito. Ah,
domanda difficilissima. Beh, devo dire che uno dei film cinesi che mi è piaciuto di più è, in effetti, dirò una cosa molto scontata, ma è comunque in generale il cinema di Zhang Yimou, che mi ha aperto un mondo, sì, infatti, per cui sì, Lanterne Rosse è sicuro, però la domanda è difficile, in effetti ci sono tantissimi altri autori che citerei. Quindi ti ringrazio, invito quindi tutti a partecipare al Palme Film Festival, perché ne vale veramente la pena, anche semplicemente come spettatori. Grazie infinitamente Sabrina per il tuo tempo. E grazie mille a tutti voi che ci avete seguito e alla prossima intervista. Sì, bye bye, ciao ciao. Bye.